Sì, sicuramente a Caserta al primo tempo abbiamo praticamente fatto giocare solo loro. A parte due gol, non siamo mai riusciti ad andare a prenderli. Abbiamo fatto fatica ad attaccarli, quindi è stato sicuramente un primo tempo negativo. Secondo tempo si è riusciti a fare qualcosina in più, forse perché loro sono anche calati e noi siamo un po' cresciuti fisicamente. Abbiamo trovato il gol del 2-1 e se avessimo gestito meglio qualche occasione, forse si poteva pure pareggiare. Però penso che per quello che si sia visto in campo, la sconfitta ci stia. C'è rammarico perché abbiamo perso punti contro squadre alla portata sulla carta e abbiamo fatto punti invece con squadre sulla carta più forti di noi. Questo vuol dire che è un campionato molto livellato e probabilmente con un po' più di concentrazione e un po' più di non so che cosa avremmo potuto raggiungere obiettivi maggiori. Io personalmente sono del mio percorso, sono soddisfatto perché sono riuscito comunque a fare 5 gol, sono riuscito a fare prestazioni importanti. Poi dispiace naturalmente per un discorso di collettivo, di squadra, perché si poteva fare di più perché la squadra comunque è una squadra attrezzata. Purtroppo non è facile quando cambi 14-15 giocatori a gennaio trovare una quadratura importante, soprattutto mantenerla per tutto il girone di ritorno, però a livello personale sono contento sicuramente. Ah, al di là dei tifosi, secondo me la squadra deve pensare che ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto, ci sono tanti giocatori che comunque devono mettersi in mostra per continuare a giocare l'anno prossimo, gli anni futuri, quindi penso che i giocatori che non riescano a trovare obiettivi personali adesso da mettere in condivisione con la squadra siano giocatori che valgono poco. Penso che ogni giocatore debba trovare un obiettivo, uno stimolo per far bene tutti insieme e poi far bene per il collettivo della squadra.